C'erano le immagini di Buciadin Boskov e lei mi ha detto, ogni volta che lo guardo, mi vengono le lacrime agli occhi. Un padre? Un secondo padre? Allenatore? Oh, sono venute davvero le lacrime agli occhi, quindi facciamone un applauso perché Buciadin Boskov non c'è più. Allenatore che però non era un sergente di ferro come lei, no? Era un allenatore No, ma più bonario. lui era molto intelligente. Tu pensavi che lui faceva quello che tu dicevi, invece tu facevi quello che diceva lui. Mi ricordo, vabbè, ci sono tanti aneddoti, no? Quando stavamo anche alla Sampdoria, no? Quando è venuto, mi ricordo che c'era Klinsmann, no? Centravanti Che tedesco. Klinsmann non era più quel giocatore là, ormai era abbastanza vecchio. Non era il Klinsmann dell'Inter, insomma. Sì. E andiamo io e Manini, andiamo a parlare con Bosco e diciamo: Mister, Jürgen non può giocare. Ma perché? Ma qua? Io ho detto: Ma no, mister, ma non si può fare qua, ormai è vecchio. No, Jürgen non può giocare, ve lo dico io, inutile. No, Klinsmann non può giocare, ve lo dico io, Klinsmann non giocherà. E alla fine, come che lui ha detto a noi che noi siamo venuti per dire che Klinsmann gioca e lui era convinto che lui deve giocare, noi no. Ha cambiato tutto, E era così. questa era la capacità poi dell'allenatore. Poi tutte le cose, non so, faceva finta di niente quando si facevano, non so, i scatti, lui faceva tutto. E allora non contava, poi faceva righe sul campo. Quanti scatti abbiamo fatto? Poi noi venivamo vicino, quando si girava, rimettevamo due o tre righe in più per fare meno scatti. Però fu lei a convincerlo a fare esordire Totti. Sì. Perché Bosco era l'allenatore della Roma, Totti era un ragazzino in panchina e fu lei a No, dire: lui fallo non entrare. era ancora in panchina. Mi ricordo che noi dovevamo andare a giocare a Brescia, no? E vedemmo questa partita a Trigoria dove c'era la primavera della Roma e già si parlava di Francesco, era ragazzino. E stavamo guardando la partita e dico: Mister, portiamo questo ragazzino con noi, è forte. C'era qualche giocatore che mancava e tutto. E ho detto: Portiamo, che è bravo così. Poi magari, che ne so, se ci va bene, Lo magari lo può facciamo anche. esordire, intanto il E lui risultato è lo assicurato. portiamo, tanto vincemmo 2-0, mancava 15 minuti alla fine, e mi avvicino alla panchina e dico: Mister, buttiamo, perché io ero da solo a Roma e Francesco era ragazzino, perciò ogni tanto uscivamo anche insieme. E ho detto: Mister, mettiamo un ragazzino dentro. Tanto è vero che lui si gira e dice: Ragazzino, e si alza Muzzi, no? Che era in panchina, e dice: No, no, tu, quello altro. Allora è venuto e poi è Insomma, esordito. ci ha messo lo zampino nell'esordio di Totti.